Cari amici, anche oggi abbiamo fatto una denuncia che Orazio vi illustrerà subito. Per parte mia, voi ricorderete che io più di una volta ho citato Giuseppe Prezzolini, uno dei grandi del pensiero e della letteratura italiana di inizio Novecento, o poi fino a lui è campato circa quasi 100 anni ed è morto, mi pare, negli anni 70-80. Di Prezzolini non abbiamo mai parlato, abbiamo parlato degli altri del gruppo intellettuale fiorentino, Papini, Soffici e altri ancora, che si riunivano al famoso caffè Le Giubbe Rosse. Prezzolini è stato l'inventore di un importantissimo periodico che si è chiamato La Voce, e che nel quale hanno collaborato i massimi esponenti del pensiero intellettuale e politico italiano, che poi avrebbero creato la realtà di tutto il Novecento italiano. Si va da Amendola a Gobetti, a Giovanni Gentile e a Benito Mussolini. Vi leggerò un giudizio che Prezzolini ha scritto, e Prezzolini era molto chiaro, tanto è vero che lo paragonavano a Machiavelli, e tanto è vero che proprio grazie a questo paragone Prezzolini scrisse un libro, uno dei più libri più interessanti, dedicato proprio a Machiavelli. E vi leggerò il giudizio che Prezzolini fece degli italiani dopo aver fatto 4 anni di fronte. Allora, 1918. Lui è andato come inviato speciale di guerra di che giornale, secondo te? Corriere della Serva? No, del Popolo Italiano. Ah! Del Popolo d'Italia. E non voleva entrare in guerra, però dopo ha cambiato idea. Sì, appunto. Mussolini ha fatto il Popolo d'Italia sganciandosi dall'avanti, certo, perché aveva visto nella guerra, nell'interventismo. Esattamente, non aveva immaginato che la guerra sarebbe stata così tragica, perché nessuno avrebbe mai immaginato prima di quella guerra. E le guerre, diciamo, dell'Ottocento erano tutt'altra cosa. Oddio, se moriva. Sì. Se moriva, ma insomma in maniera molto relativa. Più umana. Sì, rispetto al primo conflitto mondiale, che ha avuto una mortalità di gente indivisa altissima rispetto all'ultima volta, sì, rispetto alla popolazione normale. Oggi invece è la popolazione normale che muore e non i militari. È proprio quello. Allora lui andò, come avendo già superato l'età in cui avrebbe dovuto essere richiamato come militare, aveva già la sua età, era già il direttore della Voce. A tal proposito ricordo anche che quando Montanelli, che è sempre stato un grande estimatore di Prezzolini, anche fisicamente avevano più o meno la stessa tipologia, Montanelli, quando chiuse con Berlusconi, chiuse con il giornale, creò un suo periodico intitolato La Voce. Chiuso, perché Berlusconi fino a quel momento era stato molto sulle linee socialista di Craxi, dopodiché sì, a un certo punto ha cambiato orientamento, è diventato liberale. Tant'è che oggi è il massimo esponente del liberalismo. Esattamente. Del liberalismo di destra, in ogni caso. E allora lì ebbero la rottura e lui creò La Voce. Io capii subito che l'intonazione era quella della Voce di Prezzolini, se non che cosa è successo? Che quel giornale non incontrò, perché era finita l'epoca. Tanto è vero che Prezzolini stesso, che aveva chiuso La Voce nel 1914, a fine guerra, 1918, non riaprì La Voce, perché capiva che quella tematica, quel problema politico, quei tagli di problemi politici dibattuti in quell'ambiente, tra l'altro poi gli stessi scrittori si trovarono su barriere opposte nel dopoguerra, e quindi non la riaprì più, perché ormai quella formula culturale era finita, era superata. Dopodiché diamo la parola a Orazio, che ci illustra la denuncia che abbiamo fatto, e poi entriamo nel merito della questione e voi vedrete un giudizio degli italiani enormemente pertinente.
enormemente pertinente. Ecco qua. Questa è la solita relata di deposito di querela. Quindi oggi, al 17 giugno 2017, alle ore 18, fresca fresca. Che cosa è successo? È successo che la signora Lorenzin... Questi idioti intignano, no? Ricordiamolo sempre... dichiarava di essere laureata quando invece non lo era. Ma qual è laureata? Oh, però aspetta, permettimi di fare una considerazione per l'ennesima volta. Non è la nostra una posizione, diciamo, non sei laureato, sei uno stronzo. Assolutamente no. È che ce l'abbiamo con gli strozzi. Sei appunto. Laureati o no? Appunto. La laurea comunque, soprattutto se è una laurea in una materia che ti richiede almeno una ventina o una venticinquina di esami, in un modo o nell'altro ti costringe a confrontarti col pensiero, con le idee. Se non hai la laurea non puoi limitarti agli esami della scuola media superiore. Del liceo. Non è fatta, non sono fatte per la stessa cosa. Ok? Prosegui. E quindi oggi l'abbiamo denunciato la signora Beatrice Lorenzin per le false dichiarazioni emesse in una conferenza stampa, in un'intervista a Sky TV il 15 giugno, due giorni fa, in merito alle vaccinazioni in Veneto, perché se l'era legata al dito con Zaia, con il governatore del Veneto, perché il signor Zaia si era permesso di dire che avrebbe impugnato il suo pseudo decreto, quella montagna di merda che ha chiamato decreto, che ovviamente è sotto tantissimi, diciamo, profili di vario genere. Pronto. Ed ordine del tutto sì. Illegale, incostituzionale, illegittimo. E questa signora, ma io appunto, non ho i soldi. Sulla scorta di quanto diciamo di la carta, di la carta è vuota di sì. Disputa di diatriba con il governatore Zaia, ha coinvolto in questo suo discorso anche addirittura l'Austria che ha fatto passare per quello che non è, dicendo intanto il falso per quello che riguarda il fatto che lei ha letto che nei giornali austriaci questi riportavano l'indicazione espressa dalle autorità sanitarie austriache, fatto che non è mai avvenuto, come diciamo pubblicato sulla stampa austriaca, fatto che meno ancora è mai avvenuto che le autorità sanitarie austriache abbiano potuto dire che le vaccinazioni sono necessarie per venire in Italia, quando basta vedere questo diagramma qui, a proposito di vaccini obbligatori, dove si evince che l'Austria, eccola qui, non obbliga a effettuare i cittadini a alcuna vaccinazione, quindi non si capisce se non li obbliga, non li ha obbligati fino ad ora, perché mai dovrebbe obbligarli adesso che vengono a Gardaland in Italia, nel Veneto. Probabilmente vaccinali contro l'imbecillità del ministro della sanità, probabilmente. della salute. Della hanno salute. Pure cambiato il nome. Tanto noi lo chiamiamo Ministero della Sanità. No. Ah, beh. Noi chiamiamo della corruzione. Chiamiamo il Ministero della Corruzione e mi dicono che non sia vero. Capisco, qualcuno mi dica che non è vero. Quindi abbiamo diciamo fatto questa denuncetta, perché di più non merita, in cui abbiamo semplicemente ricordato che in altri tempi, per defaglianza altrettanto gravi, bassi e disonorevoli ministri si sono dimessi nel ludibrio generale. Basta ricordare ad esempio lo scandalo Lockheed, o anche esempi più recenti, quello della ministra Josefa Idem, te la ricordi? Josefa. La canoista che c'aveva il doppio lavoro, c'aveva le case abusive, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure la signora Federica Guidi, da noi più volte denunciata, e probabilmente sulle nostre iniziative obbligata a dimettersi, perché gli avevamo fatto il punto e virgola di ricamo sulla sua attività nella Ducati elettronica. Gli avevamo fatto, cara signora Guidi, il pelo e il contropelo.
Dovunque. Dovunque, ovunque lei fosse. Quantunque, ovunque lei fosse. E quindi alcune addirittura si sono suicidati in epoche passate o in stati un po' più seri che in Italia. Facciamo ad esempio, senza andare troppo lontano, nel tempo, il suicidio del... Assistito, per inteso. Il suicidio, come propongono questi del Ministero della Corruzione. Il suicidio del ministro del 2007 in Giappone e il suicidio sempre in Giappone del ministro dei servizi finanziari Tadahiro Matsushita dell'11 dicembre del 2012. Quindi parliamo di due suicidi eccellenti negli ultimi 10 anni. Vabbè, che sono giapponesi, non fanno testo. Non fanno testo. Sì, vabbè, comunque però c'è qualcuno, è sempre un esempio. Ma anche in epoca, nella bella epoca, molti ministri francesi si sono suicidati. Sì. Quindi, francesi, no, soprattutto. Ecco, quindi ricordiamoci. In Italia no, ma in Francia disonore era molto grave. Era un fatto grave. E quindi, c'è anche chi si è suicidato per un semplice dubbio. Io ricordo, ad esempio, fu citato, non so se italiano o francese, che avendo la stampa, e non era vero, e avendo lui avuto ragione, perché è stato dimostrato che era una calunnia, lui si è suicidato lo stesso. Lo scandalo di cui c'era coinvolto anche quel capitano francese, famosissimo, si è preso il nome da lui. No, vabbè, Dreyfus. Dreyfus non è che si è suicidato. No, lui no, ma il ministro si è dovuto dimettere come? Ma dopo parecchio tempo. Sì, però anche lì comunque era una cosa non tanto così, non particolarmente grave. Ma guarda, ti dico francamente, avendo letto molto della polemica su Dreyfus, perché poi quello che colpì molto l'immaginazione fu l'intervento di... Emile Zola, certo, a difesa di Dreyfus. Il grande Emile Zola. Ecco, però perché gli altri erano tutti contro. Che fra l'altro, per lungo tempo è stato uno dei miei più amati scrittori. E l'ho sostituito con quell'altro che parla di uomini e topi, non mi ricordo mai, John Steinbeck. Che è più o meno sullo stesso livello. Come realismo, crudezza crudo, di realismo, sì, certo. Descrivono, guarda, gli stessi ambienti. Emile Zola io lo farei corrispondere a Grazia Deledda. È della stessa epoca. Sì. Verga e Grazia Deledda. Siamo verga, nel realismo. Verga. Siamo nel realismo, sì, sì. Più verga. Però, insomma, invece John Steinbeck parla degli anni del dopoguerra californiano, è un'ambientazione un po' diversa, sì, insomma, però comunque lo stile è sempre quello, crudo, molto feroce, crudo, proprio nudo e crudo, ecco. Certo. Uomini e topi. Grande. Furore. Bello, che libro. Vicolo Canary. Anche il film. Furore. Il film eccezionale con Henry Fonda, sì. E altri attori di grande... Viene da considerare che una persona dotata di un minimo senso logico, ancora meglio qualcuno che ricoprisse la carica di Ministro della Repubblica, non avrebbe mai dovuto uscirsene con una balla mega galattica di questo spessore. Non una bufala, come qualcuno ha affermato, probabilmente per tentare di salvare la Lorenzin, attribuendo ad altri la realizzazione della bufala o della balla. No, questa falsa dichiarazione è materiale di provenienza Lorenzin o del suo più stretto establishment. Roba già solo per questo da andarsi a rintanare nel più ricondito dei recessi. Che è appunto il governo italiano. E invece no. È rintanata nel più recondito recesso. Il governo italiano. Pure senza la re. Sì. E invece no, costei, impassibile, con faccia di bronzo da guerriero di Riace, chiamiamolo bronzo. Bronzo di Riace, permane inamovibile al suo scranno. Certo. E che dire dei colleghi di cotanto esempio, stessa pasta uomini di grande levatura morale, intellettuale e culturale, ovviamente, mi sembra normale. Pari, non si permettono
mai mettere... pari gradi suoi, poverina. Pari poi, gradi poi suoi. Dico Bruno Vespa dice poverina, se la sono presa con lei poverina, capito? Bruno Vespa, se non entra in gioco entrerà in gioco Bruno Vespa. Talmente è immenso e smodato egocentrismo autoreferenziale che la signora neppure ha sentito, non diciamo l'obbligo, ma neppure il dovere di scusarsi con i cittadini italiani, con i responsabili di Gardaland e meno che mai con le autorità austriache, cercando in qualche modo di rettificare e in qualche modo cercando di recuperare il recuperabile. E qui vale la pena di ricordare che mezza Europa è ad obbligo vaccinale zero e lei evidentemente non lo sapeva, perché per inventare una cazzata del genere non lo sapeva. Certo. Perché cioè, basta semplicemente vedere questo diagramma, questo grafico, e ci si rende conto che la questione è chiarissima. Non è possibile ipotizzare un ragionamento del genere della Laurentini. E quindi non risulta, e l'Europa non risulta decimata da epidemie, come ben sappiamo. Lei è stata decimata da epidemie. Anche cioè, da tutta questa... I suoi neuroni sono stati decimati alla nascita, fatti la vaccinazione. Anche da questa miserabile faccenda emerge un dato, un taglio, un modus operandi che definisce bene lo squallume in cui siamo immersi e ancor più crediamo che noi ci sia mai stata nella storia della Repubblica Italiana un tale vomitevole operazione di rapina e di usurpazione delle libertà democratiche, di disprezzo e oltraggio delle garanzie costituzionali accompagnata dall'inarrivabile, perversa, ostentata ignoranza, oscenità, turpitudine, pochezza intellettuale, morale e culturale di cui avrebbe l'onere e l'onore di chi avrebbe l'onere e l'onore di rappresentare la nazione. Questi non hanno la minima idea di chi siano loro stessi e cosa comporta tale essenza nei confronti della nazione, dell'opinione pubblica e delle relazioni internazionali. Tutto ciò considerato, se ne possono trarre alcuni inconfutabili elementi. Siamo di fronte a una serie di persone inette, inadatte al ruolo che ricoprono, nello specifico caso la signora Beatrice Lorenzin, che non hanno la percezione della dimensione della carica che ricoprono e delle possibili negative ricadute sulla loro immagine, sull'immagine dell'Italia e sugli italiani nello scenario internazionale. E non è, è per non farsi mancare nulla, oltre a tutto quello, a tutto quanto da noi più volte denunciato con circostanziate querele in merito al comportamento delinquenziale della Lorenzin, finora inutilmente, costoro sputeranamente mentono pure. Certo. Che altro c'è da dire? Cioè, qui abbiamo... come si è comportato con una bambina imbecille che, essendo stata presa con la mano nella marmellata, accusa qualchedun altro, no, di avere a sua volta messo la mano magari nel miele. Cioè, è il comportamento più idiota che ci possa essere. Come se questo fosse dalle sue responsabilità. Certo. Il fatto che qualcun altro abbia pure sbagliato, facciamo conto che Zaia abbia potuto pure malinterpretato tutta la vicenda del decreto legislativo. Comunque regione, sia, che cazzo c'entra in tutto questo? Veneto è l'unica regione che fa la medicina basata sulle prove di efficacia, c'ha i dati statistici sulle risultanze in negativa e in positivo delle vaccinazioni. Gli altri nemmeno lo fanno, e questa idiota, questa cretina integrale, invece di prendersela con le altre regioni che nemmeno mandano una documentazione su quello che fanno, se la prende con questa regione. Ma vi rendete conto? Maroni ha detto che lui non farà adito alla consulta, ma che, visto che il Veneto ha fatto comunque ricorso, quel ricorso che viene approvato vale anche per lui, vale per tutte le 20 regioni, per tutta la regione italiana, quindi non cambia niente. Però ci sarebbe anche da dire, vogliamo vedere i risultati di queste vaccinazioni? Quanti bambini coglioni rincoglioniti più della ministra sono usciti fuori? Allora, purtroppo parecchi. Come ho preannunciato. Aspetta, chiudiamo questo e ne arriviamo. No, facciamo un altro video, perché sennò la gente si stufa. Dai, no, questo lo faccio vedere, questo è pertinente. Ah, ok. No, pensavo che volevi fare il telefono. No. Cari amici, questo è l'ultimo numero di Nexus, è uscito questa mattina. Vi leggerò solo alcune cose. Vaccinazione forzata, business o controllo sociale? È il problema che abbiamo posto noi più di una volta. È focale, è bifocale. È chiaro?
Allora, mi limito semplicemente a leggere i sottocapitoli: vaccini, guerra biologica e tradimento. Eccolo qua. Questa è stata scritta da Catherine O'Driscoll in febbraio 2017, quindi adesso non è che l'hanno scritta ieri. È stata scritta ieri in relazione a questi pazzi criminali. Quattro mesi fa. È scritta 4 mesi fa e io mi limiterò, ripeto, l'articolo è qui, è stato scritto da una studiosa vera, non di questi cialtroni del Ministero della Calunnia, perché adesso la dobbiamo chiamare il Ministero della corruzione. Gli enti governativi investono nei vaccini e ne traggono profitto. È dunque etico che i governi regolamentino i loro stessi prodotti? E questo vale per ambienti seri, perché questa non è un'italiana. Domande: perché l'ente regolatore non agisce a nome nostro? Domande: virus e vaccini come armi biologiche? Sto leggendo soltanto i sottotitoli, vedete amici, ecco così. La mia ingenua domanda fu all'epoca questa: perché mai il governo dovrebbe condividere un istituto di ricerca con l'industria dei vaccini? Di fatto una buona parte della ricerca medica è finanziata da donazioni da parte di organismi governativi, come il britannico Medical Research Council, MRC, e lo statunitense NIH. Attenzione, questo è un discorso estremamente interessante, perché questo è un falso. Noi abbiamo sempre detto che siamo favorevoli alla nazionalizzazione, ma la nazionalizzazione vera, non la nazionalizzazione falsa, perché questi sono enti apparentemente statali e quindi del popolo, in realtà gestiti dalle multinazionali, il che è completamente diverso, con i soldi popolari, con i soldi del popolo. Proseguiamo. Questo qui c'è una bella fotografia. Il suo fondatore Margaret Sanger era una sostenitrice della eugenetica negativa, che punta a migliorare i tratti ereditari umani attraverso un intervento sociale basato sulla riduzione della capacità riproduttiva delle categorie umane considerate inadeguate. Lo capite che cos'è il fine della vaccinazione? Ridurre le capacità di generazione degli umani. Loro puntano solo a questo. Capito? L'industria dei vaccini è verosimilmente coinvolta nell'eugenetica negativa. Ricordatevi bene, questa è una parola, è un termine, un concetto che noi riprenderemo in futuro in maniera molto ma molto consistente, essendo stata colta a correggere i vaccini con sostanze chimiche che provocano la sterilità nelle donne, come è avvenuto nelle Filippine, in Nicaragua e in Messico. È chiaro qual è il fine dei vaccini? Ho passato gli ultimi 25 anni a chiedere al mio governo di regolamentare adeguatamente l'industria dei vaccini veterinari, ma ora mi appare chiaro che i governi ne fanno parte, tanto di quella dei vaccini veterinari quanto di quella dei vaccini destinati all'uomo. Il fine è l'eugenetica negativa. Il sito Age of Autism offre testimonianze su scienziati diffidati dall'intervenire in difesa del loro collega o anche solo dal farsi associare con lui sotto la minaccia di rappresaglie da parte del governo. Qui si tratta di tutta la questione
di quello scienziato che ha denunciato che quei vaccini provocano l'autismo, che è stato poi confermato, dillo tu, da una dichiarazione da Luc Montagnier, di un premio Nobel. Luc Montagnier, che non è l'ultimo arrivato e non è, è un premio Nobel, è alle spalle, a parte il premio Nobel, ma alle spalle è una vita da scienziato, da ricercatore, da autentico e soprattutto da solutore, certo. Perché lui ha risolto un sacco di problemi derivanti da malattie, certo, anche genetiche. Certo. La scienza non si occupa più della pura ricerca della verità, è stata subordinata alla logica del profitto. Io mi limito solo a leggere i sottocapitoli. Ci sono troppi scienziati che nascondono o minimizzano i risultati negativi nella ricerca, che sono riluttanti a dichiarare il vero per paura di rappresaglie. No, basta per paura del licenziamento. Certamente, oltretutto. Ma ci sono anche le rappresaglie. Quelli, certo, sono capacissimi di sputanarti, di dire che sei frocio, mentre in realtà non lo sei, capisci? E quando dicono che sei frocio sono cazzi acidi. Agli scienziati. Augelli di Segugio, si dice. Sempre. Devo stare molto attento. Che sono riluttanti a dichiarare il vero per paura di rappresaglie e che dimostrano un'altezzosa propensione per la promozione remunerata di farmaci e vaccini. Vale inoltre la pena notare che gli Stati Uniti stanno attualmente promulgando leggi per la vaccinazione forzata contro la volontà della gente. Qui siamo alla vaccinazione forzata. Ti vengono a prendere a casa. Come diceva Bertolt Brecht, ti, sì, vengono un giorno a prendere a, esatto, casa, sì, poi un giorno tocca a te. Esatto. Prima acchiappano i froci, poi i negri, poi gli ebrei e poi acchiappano pure te. Disgraziatamente hai questo. Gli ebrei è un po' difficile. Quella parola e non lo fanno più. Ecco qua. Angeli e vaccini, vaccinazione forzata, business o social control, e qui abbiamo ugualmente, c'è una notizia importante: l'8 luglio a Pesaro ci sarà una grossa manifestazione per la libertà di scelta, vi partecipano moltissime associazioni, sono già una trentina, Comilva, Colobe Radio, Corvelva, Auret, RAV, Comitato Salute e Diritti e Comitato Nazionale danneggiati dai vaccini, quindi c'è di tutto. Ripeto, 8 luglio a Pesaro, tanto diamo la prima notizia, chi vuole avere maggiori informazioni compra Nexus. E con questo, prima di finire, chiudiamo. Però voglio mandare un messaggio. Ma dopo, facciamo dopo. No, questo è sempre collegato, che è un messaggio che è veramente indicativo. Eccolo qua. Mentre ti obbligano a fare i vaccini contro malattie inesistenti, dall'Africa importiamo niente o po' di meno che il 50% da chi arriva da sotto il Sahara all'HIV. Chiaro quello che vogliono i nostri cari governanti? È qui, questa è la risposta vera, è qui. E l'altra cosa che vi voglio far vedere, questo è l'ultimo numero della Verità, è molto importante, finalmente ci sono decisi, dopo che questi comuni hanno taglieggiato per una cinquantina d'anni gli italiani, ci sono decisi, denunciati i comuni che fabbricano multe. L'ACI scende in campo, era ora, introiti aumentati del 46%, ci sono troppi abusi e li portiamo in tribunale. Questi comuni, che nascostamente in certe strade anche a Formello hanno messo due autovelox, sì. No, non sono autovelox, questi sono semafori in cui il verde è rapidissimo, per cui tu a me è capitato una volta, gli ho detto vieni qua ai poliziotti, ho detto ma voi state al passo del tordo o state qui per cercare di evitare di fare, esatto, di avere quello incidenti, che ti sembra hai raccontato, detto, esatto, sulla salaria 4 secondi, ho detto guarda qua c'è la velocità a 90 all'ora, lo sai quanti metri fai a 90 all'ora in 4 secondi? Non ce la fai, certo, sei costretto a passare per forza, certo,
è quello che volevo. Perché io provocando l'incidente. Io ho fatto il calcolo della decelerazione negativa, certo, dell'accelerazione negativa, per cui veniva che come minimo ci volevano 60 metri. E 60 metri non c'era la visuale per poter vedere il semaforo, quindi andavi oltre. L'hanno messo appositamente lì. Allora, questo qui mi ricordano, ma vedi, quando io sostengo che noi viviamo in un regime che in realtà è solo lo Stato pontificio. Io ho detto, volete una bella denuncia per tentata estorsione? Oppure volete che facciamo finta che non è successo niente? Allora, ma a te ti ha detto bene, perché sennò la gente passa, nemmeno se ne accorge, certo, e gli arriva la multa. Ma io quando vedo la polizia mi fermo sempre, sempre. No, vabbè, ma uno nemmeno lo vede, no? Perché certo, quando... C'è uno di questi semafori messi in una maniera molto strategica, è praticamente sempre sulla via Salaria, però a una ventina di chilometri da Rieti, e lì ci cascano tutti. Sì, ah, me ricordo, sì. Tanto è vero che c'è della gente, poveracci, che vanno a lavorare per Allora, tu pensa che il comune che ha messo quell'autovelox, o quel semaforo, adesso non mi ricordo, sta a 7 chilometri, sì, è un paesino in montagna, sì, esattamente, sperduto, esattamente, che ha però una striscia lunga di 150 metri. Sì, poi sono quei paesini in provincia di Rieti, che se hanno molti abitanti ce ne hanno 20. Sulla Salaria c'è una striscia di un 100-150 metri, e lì ha messo l'autovelox. A me accade... Cioè non è una questione di sicurezza, sì, l'ha fatto proprio per prendere i soldi. A me accade, con questo concludiamo questa prima parte della nostra, il nostro video, a me accadde una volta che fui fermato sempre nel rettilineo poco prima di Rieti, in quella bellissima, lì, sì, in quel rettilineo poco prima, sì, proprio, sì, di Rieti, poco prima dove della città di Rieti, dove c'è sorgente, alberato, dove c'è la sorgente, dopo e quello è Belmonte, la qualità Belmonte, sì, dove c'è la frattura, dopo e lì fui fermato da una pattuglia. C'è la fonte Cotiglia. Cotiglia è che sta a Belmonte. La fonte Cotiglia, dove una volta ci si fermava a prendere l'acqua. Con le damigiane, sì, via l'acqua. È in località del comune di Belmonte. Tant'è vero che c'era una famosa commedia intitolata Figaro di Belmonte, Ruffiano de Luconte. era bella quella cosa. Allora fui fermato e questi qui si vede ha superato. Ora io avevo fretta, ero un po' frastornato da sta cosa. Poi pochi mesi dopo un avvocato dice: ma chi vi dice? Prima di tutto voglio sapere se quel grafico sono io. Secondo, se è norma la macchinetta. Se è norma la macchinetta. Tolta immediatamente la macchinetta e finito. Solo io accettai la multa, erano 70.000 lire. Va bene, e con questo, cari amici, per il momento abbiamo chiuso. Pace e bene. Sempre.